Andiamo avanti con i premi speciali. Uomo dell'anno, David Zard. Nonostante tutto, continua a muoversi in direzione contraria e coraggiosa. Fedele al suo motto, la vera star è il pubblico, premio uomo dell'anno a David Zard. Eccolo qua, un bel premio. Grazie. Io spero che sia perché ho creduto nei giovani e credo nei giovani. Perché ogni altra motivazione penso che sia superflua, il più bello spettacolo. Queste sono cose che vanno a parte dei giudizi. Ma noi abbiamo una realtà, abbiamo una compagnia con 130 giovani, tra quali 26 giovani artisti più tecnici, e in questo periodo che si sente che milioni di giovani non lavorano, dare lavoro ai giovani è la cosa più importante. Facciamo un musical, anzi un'opera musicale, un'opera lirica moderna precisamente. È ovvio che la musica debba arrivare anche a teatro e ovviamente non è la musica pop che magari ascoltiamo in radio, che siamo abituati noi giovani ad ascoltare, è un altro tipo di musica altrettanto bella, altrettanto orecchiabile e che piace molto, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. È bellissimo vedere che è apprezzato il nostro lavoro. Vedere che le persone comunque riescono a ballare, a muoversi sulle note di una canzone che non è di Britney Spears, ok? Quindi è bello coinvolgere molte persone ed è questo il bello, che tante persone riescono ad affezionarsi al teatro, che è una cosa che magari non è così apprezzata o vista da tutti in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno. Comunque è un'arte diversa dalla discografia. La comunicazione nella mia vita, essendo il figlio di un produttore, la vivo a tutto tondo, cioè per noi è di importanza fondamentale la comunicazione per far arrivare quello che è il messaggio ancora prima di vendere il biglietto. Giustamente dobbiamo comunicare la bellezza del nostro spettacolo per farla arrivare e poi per riempire quelli che sono i venue nei quali andiamo. Quindi è di vitale importanza, soprattutto Romeo e Giulietta si può definire quasi un fenomeno sociologico, avendo raggiunto comunque un quantitativo di fan incredibile, essendo uno spettacolo senza nessuna star di principio, quindi effettivamente la viviamo in modo molto molto importante.